per Di Vittorio la questione fondamentale è che senza il lavoro, senza il diritto al lavoro, i lavoratori non sono liberi. Sono soggiogati da una condizione di illibertà e di ricatto continuo. Il lavoro è un diritto che deve essere vendicato. Nell'Italia che ha fame, e questa è la cosa che volevo dire, come dire, di mio, una riflessione che vi propongo, a Di Vittorio non viene in mente di proporre il reddito di cittadinanza. Di Vittorio pone la questione decisiva del lavoro, perché pensa una cosa molto precisa, che il reddito di cittadinanza, in realtà l'unica cosa che non ti dà davvero è la cittadinanza. È il lavoro che ti dà la cittadinanza, che ti rende libero e cittadino, cioè titolare di diritti. Il reddito te lo elargisce una società, se vogliamo proprio dirla tutta, in cambio della cittadinanza. E infatti lui insiste sul lavoro. E quell'episodio al quale facevo riferimento è quando Di Vittorio organizza il primo sciopero, è uno sciopero oltranza, cioè smettono di raccogliere. C'era stata una carica violentissima della dell'esercito. Il padrone chiama l'esercito, ci sono i morti e Di Vittorio non molla, sciopero oltranza, non si lavora più. A quel punto una delegazione di lavoratori con a capo Di Vittorio, mani in camicia, questa era la situazione, va davanti al padrone e pone le condizioni, dice: noi siamo disponibili a riprendere il lavoro solo a queste condizioni, e in modo asciutto, rigoroso, le elenca. Il reddito, tanto per la semina, tanto per il raccolto. Se piove di più, ogni giorno dobbiamo avere questa paga. I ragazzi, i bambini devono lavorare di meno e spiega quanto. E poi aggiunge: dobbiamo avere diritto a questo pezzo di pane, a questa quantità d'olio e anche a un litro di vino al giorno. E si deve lavorare non più di X ore. Che cosa ha posto Di Vittorio? Il padrone a quel punto ha annichilito, ha già perso il padrone. Dice: va bene. E lì è la prima vittoria sindacale. Che problemi ha posto Di Vittorio? Ha posto il problema del reddito, della condizione di lavoro e dell'orario. Viene da pensare una piccola cosa, che probabilmente oggi uno con la statura non solo politica ma anche morale e intellettuale di Vittorio tirerebbe fuori: ma è necessario un tempo di lavoro come quello che ci viene imposto oggi? Tempo di lavoro? È necessario lavorare 8 ore al giorno? È necessario lavorare fino a 70 anni? A qualcuno sì, chiaramente. Probabilmente a garantire che c'è quel 10% di persone in condizioni di disoccupazione stabile o di ricattabilità stabile, disponibile ad accettare qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Io il problema del non dell'essere buono, ma del fornire maggiori strumenti a chi è arrivato o a chi ha meno strumenti, me lo pongo dal punto di vista dello sfruttamento. Così come Di Vittorio, da cui ripartiamo, soffriva per l'analfabetismo dei suoi braccianti, dei braccianti da cui veniva, incazzarsi a lavorare per fare in modo che in questo paese l'istruzione sia garantita a tutti e a tutte, così come la residenza, e con le nuove leggi anche la residenza non verrà più garantita, così come la possibilità di accedere al sistema sociosanitario. Questo significa essere buoni o significa fare lotta di classe? Per me significa fare lotta di classe. Non è il ti accetto perché sei nero, ma semplicemente del fatto che questo è un paese aperto, che questo continente è un continente aperto, che va attraversato, così come noi attraversiamo l'intero pianeta. Il mio passaporto non deve valere meno del mio amico Somalia Diawara, che è del Mali,
non deve assolutamente valere di più o di meno, semplicemente questo. E anche questo significa produrre quel lavoratore di tutto il mondo unito di cui si